Io procederei forse con Diana Rabbardi perché Roberto ha chiuso il suo intervento con una sottolineatura sull'importanza della didattica e delle concrete esperienze didattiche in cui l'uso appunto di codici comunicativi diversi, di strumenti diversi, la costruzione di un ambiente di apprendimento diverso poi deve concretamente manifestarsi. Diana Rabbardi, oltre a essere il dirigente scolastico ha fatto queste grosse esperienze al liceo Lussana, al liceo scientifico Lussana di Bergamo, mai affidarsi ai foglietti, meglio affidarsi alla memoria, ha lavorato al liceo Lussana di Bergamo molto sulla questione della didattica in ambito digitale, è vicepresidente della Fondazione Impara Digitale, mi pare. E quindi c'ha immediatamente uno sguardo sull'organizzazione concreta della didattica utilizzando le nuove tecnologie. Nella sua scuola si è lavorato moltissimo anche sull'uso di tablet nella didattica. No, scusate, ci tengo molto a dire che sono una docente. No, proprio a livello, io sono quella che entra nelle classi, che lavora con gli studenti, non sono in altri uffici. Sono molto contenta di essere con gli studenti e anche quando mi si propone di allontanarmi dagli studenti io rifiuto perché voglio rimanere in classe con i ragazzi. Perché soltanto lavorando con loro e con i miei colleghi io posso portare un'esperienza, l'esperienza di un lavoro con le tecnologie. Io ho seguito per moltissimi anni tutto quello che riguarda il mondo della tecnologia applicata alla didattica di tutti i giorni e nel momento in cui Steve Jobs ha presentato in America l'iPad io ho fatto la proposta di inserirlo nelle classi insieme agli ebook readers perché volevo vedere proprio come gli ebook potessero essere proposti nella didattica giornaliera ancor prima che arrivasse l'iPad in Italia, quindi l'ho fatto a marzo e gli iPad sono arrivati a settembre. Questo per me è stato utilissimo, quindi nel 2010 io ho iniziato a lavorare con i ragazzi, nella classe, con i miei colleghi. Questo è stato utilissimo per me perché io sono scesa dalla cattedra immediatamente. Sono scesa dalla cattedra perché io non sapevo minimalmente cosa potesse essere quella tavoletta che ci è stata consegnata in mano e che nel 2010 onestamente, ma non so, io ero abituata a un PC, ma vedere le app, che cosa mai saranno le app, e quindi ho imparato con i ragazzi. Questo è stato utilissimo perché io sono subito scesa e mi sono messa a lavorare con i ragazzi laboratoriamente con loro. Loro mi hanno insegnato che cosa quella tecnologia poteva dare e io ho cercato di capire quella tecnologia come poteva essere usata a livello didattico. Sono arrivata dopo alla conoscenza di una didattica per competenze, in forma teorica se vogliamo, no? Cioè io sono andata a studiare cos'era la didattica per competenze e ho scoperto con mio grande piacere che di fatto quello che io facevo tutti i giorni con i miei ragazzi corrispondeva alla didattica per competenze, quindi ero molto felice. Certo, ho dovuto imparare poi la valutazione, ho dovuto vedere come osservarli, ho dovuto naturalmente andare avanti nel mio studio, non mi sono fermata soltanto alla teorizzazione. Ma la cosa fondamentale, poi dal 2010 ovviamente sono 4 anni che noi sperimentiamo e lavoriamo con le tecnologie nella classe e dalla mia esperienza del mio liceo si è aperta poi ad altre scuole, adesso sono 30 scuole, ma io giro per tutta l'Italia, conosco i problemi dei docenti, io sono qui a portarvi i problemi dei docenti. I problemi dei docenti che sono impauritissimi, in Lombardia sono stati dati 12 milioni di euro per le scuole secondarie di secondo grado e dare tecnologie alle scuole superiori. Sono 330 scuole che hanno tablet o hanno tecnologie. Ma la formazione è partita tardi, la formazione sta partendo adesso, poi di fatto, dopo un anno che questi professori hanno in mano queste tecnologie. Voi immaginate la paura di un docente? No, bisogna essere realisti, la paura di un docente che si trova di fronte 30 ragazzi con dei tablet che ti guardano mentre tu spieghi e sei ancora dietro la cattedra e spieghi Leopardi come lo facevi una volta, pensando che quel tablet serva solo a leggere il libro, a prendere appunti. Signori, attenzione, questo è il più grave problema
che ha il docente, perché il docente non capisce cosa deve fare, non capisce che dando in mano delle tecnologie ai ragazzi, loro non soltanto leggono il libro e prendono gli appunti e magari stanno giocando o magari sono in Facebook mentre tu parli dall'altra parte, perché questo accade, sono connessi in internet, ma attenzione, loro vanno in un mondo virtuale che è quello di internet, dove noi siamo esclusi, noi adulti siamo esclusi. Il ministro parlava di far diventare i nostri ragazzi cittadini, ma quali cittadini? Oggi sono cittadini digitali, questi ragazzi non conoscono la legge del copyright, non conoscono come selezionare le informazioni, eppure le informazioni loro le hanno, tantissime informazioni, perché andando nella rete, essendo connessi alla rete, loro entrano in quel mondo e per loro studenti.it e treccani.it è la stessa identica cosa. Noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi come selezionare le fonti, cosa c'è di scientificamente valido, quali sono le informazioni che loro devono andare a recuperare, ma non si fa stando dietro alla cattedra, si fa mettendosi in mezzo a loro, facendoli lavorare in gruppo. Io ho visto delle aule bellissime, aule 3.0, con i banchi che si girano, che si scompongono, che si ricompongono, tutto bellissimo. Ma è la didattica che deve cambiare, il docente deve pensare alla didattica, non può correre dietro alle tecnologie, e fino adesso purtroppo il focus è andato sulle tecnologie e il docente è impaurito perché non è capace, perché non sa cosa deve fare. Se invece si riporta il focus sulla didattica, una didattica laboratoriale, ma seriamente laboratoriale, dove la condivisione, la collaborazione non è soltanto lì al momento, il ministro è venuta nella mia classe, ha visto i ragazzi messi insieme, ma di solito assicuro, io ne ho 32 in classi, via i banchi, e si lavora in forma così normale, si scende, si gira, ci si muove, si lavora insieme nel costruire il loro sapere, dove loro sono protagonisti del loro sapere, loro devono sentirsi coloro che creano il sapere, noi dobbiamo essere con loro, umilmente dobbiamo farci insegnare cosa la tecnologia può offrire, perché le tecnologie cambiano ogni 5 minuti. Io sono partita dando delle indicazioni sulle tecnologie da comprare, dopo 4 anni ho deciso di non dare nessuna indicazione, ognuno porta proprio quello che gli interessa, che ha a casa, è estremamente aperto. Nella mia classe ci sono tanti libri di carta, perché mai dimenticare la carta, assolutamente, sono fonti importantissime. I miei colleghi, io insegno al biennio italiano e latino, io insegno latino, e non ho bisogno del libro di testo, perché secondo me la progettazione trasversale di percorsi che i docenti devono fare prima di entrare in classe, perché altrimenti non andiamo in corrispondenza con ciò che i ragazzi hanno a disposizione. Mi spiego, i ragazzi nel tablet non hanno soltanto il quaderno del giorno e il libro del giorno, in quel tablet i ragazzi hanno tutto, hanno i libri, hanno i quaderni, hanno gli appunti, hanno la possibilità di andare in rete dal primo giorno di scuola all'ultimo, hanno i nostri appunti, possono condividere in Dropbox il materiale, possono interfacciarsi continuamente al di fuori delle pareti fisiche. Voi avete mai visto gli studenti di fronte uno all'altro mentre lavorano in gruppo? Signori, chattano tra di loro, cioè sono uno di fronte all'altro, mica si parlano, chattano tra di loro, perché loro sono nel mondo del virtuale sempre e comunque. Quindi noi dobbiamo, poi ci sono dei miei colleghi che invece necessitano del libro scolastico, ma perché no, nella massima libertà, necessitano che i ragazzi siano ancora ancorati al libro di testo, ma quel libro di testo deve diventare un substrato, uno strumento che poi si amplia, si apre a nuove fonti, a nuove informazioni, i ragazzi le devono leggere, le devono commentare, devono avere la possibilità di sviluppare la capacità critica, perché se i ragazzi non incominciano a fare questi non possiamo pretendere che siano cittadini digitali. Quindi la capacità critica si ha sulla molteplicità di fonti, sulla coscrittura nella rete modalità wiki, nella collaborazione al di là delle quattro pareti della classe. Si deve
fuori dalla classe, nel mondo del virtuale, loro si incontrano sempre e comunque, e vi assicuro che se sono a Bergamo, se sono in Sicilia, è la stessa identica cosa. Nel mondo del virtuale i ragazzi si incontrano, e se noi non siamo con loro nel mondo del virtuale a far capire loro ciò che di positivo o di negativo c'è, i nostri ragazzi ci risalutano, se ne vanno, e noi rimaniamo ancora a spiegare Leopardi convintissimi di aver fatto una bellissima lezione. Scusate. Grazie, mi pare che questi primi due interventi abbiano aiutato a porre direttamente il problema che affrontiamo oggi nel contesto concreto della didattica e dell'insegnamento, quindi non si tratta soltanto di andare a guardare questa o quella risorsa, ma anche di vedere in che modo le risorse sono usate, da chi, in quale organizzazione, in quali forme di organizzazione dell'insegnamento.